No, vado a dormire. Cioè, hai un pezzo? Sì, 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 no, 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 ma pure che vado in una casa di uno, c'ho la chiave, comunque mi danno la chiave. No, no, su questo sono una... Poi ti danno la chiave di casa? No, della stanza dove io... No, sono io che lo dico, che sono io che la pretendo. E se mi ammazza qualcuno, se dormo con la porta... Appunto, si sentono tante cose. Quindi tu che fai? Ti chiudi dentro la stanza? Certo, si sentono tante cose, che si uccide, si ammazza. Quarto grado, quelle ragazze brave come me, magari sembrano brave, che vengono uccise, perché molte volte la bontà ti porta anche, appunto, a essere troppo buoni. Che qua chi un tacit. To live down hunt. Ciao Laura. Ciao Laura. Ciao Laura. No, voglio solo chiederti una cosa. Non voglio... No, posso, no, dai, posso... lasciami stare. Posso... No, no, non è a lei. No, no, no. Voglio solo sapere una cosa. Guarda. Oh, papà! Aspetta, quello ma che mi fai... Ma fai prendere l'acqua da mio padre. Quello che fai è pericoloso, ma lo sai. L'acqua da mio padre. Non ho cuore. Posso? Dimmi. Siccome tu comunque non è sei che ti posso chiedere il tuo numero. Te lo posso dare. Che se ho qualche problema, certo, ti dico, che... vedi che mi è successo. Certo che, anzi, segnatelo per piacere. Sì, se dimmi. Puoi, segnatelo. Vabbè, chiaramente lo vado a scrivere, lo console. Scrivo un altro nome. Dimmi quello tutto. Che vuoi, giornalista, quello che vuoi. Vabbè, dimmi. 348 896 69 69 è il mio numero personale. Guarda. Ok, io scrivo solamente Antonio. Mario. Come... Allora, dici, mi stavi dicendo? Stavo dicendo, a me preoccupa il fatto che tu possa in qualche maniera avere dei problemi, rispetto, tu ne hai avuti tanti di problemi. È da piccola che faccio sta vita, appunto. E vorrei veramente finirla. E come possiamo fare per aiutarti a finire? Lo sai che cosa vorrei fare? Se magari mi pigliano e mi mettono dentro una comunità, ma almeno mi levo da fare sta vita. Però meglio della galera è, perché se qualche giorno appunto, però se continui così qualche volta può succedere, no? Però non voglio che succeda proprio a me. Appunto. Una come a me in galera, ma come mi devono combinare? Ma non in galera, io penso invece al fatto che tu possa avere dei problemi, nel senso che ti picchiano, che ti alzano le mani. Ecco, perciò dovrei stare attenta a non fare queste cose. Quindi non, non le faccio è una più. Cosa, e non le fai più. Una cosa è dirlo, però non le faccio più. No, no, una no, cosa no. È avere la forza, no, di non farle. No, ma adesso, veramente. Infatti, vedi, adesso sono andata da mio padre, perché so che mi ha dato da mangiare, poi mi vado a ritirare in qualche parte, in qualche casa di qualche amica. Chiaramente poi sono così vie. Sì, lo so, però siccome io so molto della tua storia. Sì, lo so. Tu non mi puoi dire queste, a me non puoi dire queste bugie. Ma io ti posso dire comunque che questa cosa è vera, che mora mai sanno il mio viso. Ed è vero, io li vedo. Quello che ti voglio... Pensa che dico, ma che cosa state facendo? Come, tipo, come fate voi? Come stava facendo? Posso farti una richiesta? Ti va, siccome io voglio evitare che, siccome lo rifarai, perché tu hai un problema. Tu hai una malattia. Sì, qualche cosa c'è che non va. Tu hai una malattia. Sì, dimmi okay. Tutto. Io vorrei evitare che dovesse capitarti un'altra volta di andare in un bar, fare la consumazione e te ne vai senza pagare. Sì, come fai? Dimmi cosa. Di dire con me, cioè con il mio collega, di dire guardate che io non lo faccio apposta con cattiveria. Quindi per piacere non mi aggredite se qualche volta succede che piuttosto chiamate Antonio, perché magari il caffè vuole venire a pagare Antonio se io non l'ho pagato. È una storia sì molto lunga, ma tanto mi conoscono. Ormai ti conoscono, che cosa la mia faccia l'hanno messa dappertutto. Sa, posso chiedere lei chi è? No, è mio padre, vabbè, lascia stare, lui non c'entra nulla. No, l'importante è vero che è suo padre, cioè l'importante sì, è che sì, non sei è mio padre. L'importante è, dillo che è, sì. È che non è che faccia qualcosa di brutto. No, no. Per un padre sapere che una figlia ha questa sì, situazione. Sì, figurati che non cazzo è... se ne fregano. Come che cazzo se ne fregano? Come che cazzo se ne fregano? Lascia stare. Che ne sai, vabbè, che magari, ciao. Che ne sai che magari lui ha tentato anche di aiutarti. Allora stadio, che ci vai a fare? Lo faccio perché magari è per me. Però per dare agli altri, per prendermi il caffè la mattina, però per dare agli altri, no. Credimi. In che senso no? Certo. Cioè, lo faccio perché, per me. Perché vendi il tuo corpo? Lo faccio per me, per andarmi a prendere un caffè. Vedi che sto imparando, ti dico la verità. Però non per gli cioè, altri. Cioè, tu ti prostituisci per andare a prendere un caffè? Sì, per andarmi a comprare quello che voglio. Ecco perché ti ho detto che sto capendo e sto imparando. Però non per gli altri, questo non lo devi dire. Quando hai dei problemi, sì, tu mi chiami. Sì, ma ce ne sono stati tanti, te l'ho detto. Ma tu vieni, che ne so, vieni seguita dagli assistenti sociali? No, ma lo devo fare. Mi voglio trovare una parte dove potermi farmi seguire. È il CSM, il TTC. Sì, mi ha seguito fino a una certa età, però poi io me ne sono andata via, l'ho lasciato perché mi facevano prendere dei farmaci anche. E quindi tu non li prendi più? No, però siccome ogni tanto mi sento nervosetta,
forse sarebbe meglio prendere. Cioè, all'inizio il rapporto con Laura non è stato molto socievole, Laura è scappata perché l'abbiamo presa all'improvviso, invece adesso Laura, che possiamo dire ormai ti conoscono tutti a Bari, eh no? Sì, figurati, lo so, purtroppo. Purtroppo è così, Laura, comunque, Laura è quel... Ho il piacere di stare con Antonio e di dire quello che sento che è la verità. Brava, Laura viene accusata di essere la ladra che va in giro, cioè, a rubare nei negozi. Un palloncino, quando alla fine il palloncino non sono io che lo prendo, però per dire, ecco, ti accusano questo di grande onore. Mi accusano di tutto, c'è, cioè, anche magari un albero, una foglia, dicono che sono io, perché io li vedo vicino a me, vanno con i telefoni e io poi nella mia, col mio agitare, con la mia crisi, dico: ma togliete questo telefono. Lo fanno spesso e volentieri. Ti sei trovata molte volte in difficoltà, nel senso che anche quando hai preso delle consumazioni al bar e non hai pagato, oppure quando hai detto a qualcuno delle parole di troppo, sei stata anche picchiata? Sì, però adesso non più, perché so come fare per quel caffè la mattina. Purtroppo, con grande piacere, Antonio. Purtroppo, Laura. Mi hai capito, insomma. Ti ho capito. Siamo Laura. giovani di oggi, del nostro 2000, che non ricordo. E 2000. Dove ti procuri il caffè? La zona dello stadio? No, più o meno. Vabbè no. Okay. Anche altre zone di Bari. Bari è una città grandissima. Ma vado a Libertà, cammino. Posso sapere dove vivi? Essendo che non ho una dimora fissa, cammino. Questo è il mio guai. Ecco perché mi vedono in tutte le zone. In tutte le zone mi fotografano. Tu rubi ancora le biciclette? No. Quelle che hai rubato finora dove stanno? No, non ci sono più. Sono finite? Finite. Tutta la refurtiva che hai accumulato? Ho venduto. Che poi, e ho mangiato. Che poi lo vendi per pochi euro. No, vabbè, sono andata bene. Cioè, sono andata anche a dormire in qualche albergo, perché essendo una barbona, cioè, mi sono fatta delle belle docce. Però col mio, cioè, dico la verità, i miei sacrifici comunque ce ne ho goduto alla faccia di tutti. Cioè, ecco, visto quindi, che sto alla telecamera. Tu però sei cosciente di avere un problema, che sì, dovresti essere seguita, sì, da qualcuno. E anche Laura senza tetto. Perché Laura è conosciuta dalle istituzioni, vero? È una famiglia, vero, che se ne sbatte. Tu sei sicura di questo? Sì. Cioè, sei sicura che hai una famiglia che se ne sbatte? Sì. Però vabbè... E se invece il tuo tutore adesso, il tuo amministratore di sostegno, chi è? No, adesso non ce l'ho, però comunque appunto ricordo fino a una certa età di averla avuto. Comunque... Io so che è tuo padre il tuo amministratore di sostegno. Sì. Però non in grande parte, perché essendo grande, adulta e vaccinata, fino a un certo punto. No, però l'amministratore di sostegno... Vabbè, no, comunque... E quindi vorrei capire qual è il tuo desiderio principale in questo momento. Cambiare vita, magari andarmene pure in America e fare un altro tipo di vita. Io so che invece tu vai in Grecia ogni tanto. No, non ci vado più. Non vai più. No, perché adesso c'è pure questo fatture. Bene. La Grecia mi sa che ha chiuso con... E che ci andavi a fare in Grecia, posso sempre? Amicizie. Così. Andavi a, amicizie, a stare là? No, vabbè, lì non posso fare tanto perché è chiaro, non è la mia terra. Però amicizie, sì, dormivo, mangio, è la mia solita vita, sempre così, andare in casa, farti una doccia. Quindi ti ospitano diverse persone di Bari, ma in cambio di un che un po' cosa? Di niente. Sì. Nessuno ti ha mai chiesto? No, su quella cosa devono stare tutti lontani da me. Ti è capitato di essere picchiata qualche volta per qualche, sì, tua superanza? Sì, lo sai. Quando è l'ultima Quando volta? Ero un po' più giovane. Quando è no, avevo una ventina d'anni, mo ne ho 42. E non è più successo nel frattempo? No, adesso so mostrare bene i denti su quella cosa. Quindi sappiate che Laura ha un problema, adesso non sappiamo se è clinicamente certificato. Sì, mi sento nervosetta ogni tanto. E Laura è alcune volte pericolosa per se stessa, altre volte anche per gli altri, no? Perché se ti nervosisci puoi essere aggressiva. Sì, è vero. E quindi ci sarebbe bisogno di dare una mano a Laura e a chi attorno a Laura purtroppo sta disperato, perché non credere che... Capisco. È vero. Però certo che adesso comunque in certe zone non ci vado più. Dove hai avuto dei problemi. Sì. Vabbè, lo stadio non c'entra niente. Lo stadio ci vai perché devi procurarti il caffè. Anzi, forse magari quelle zone sono più onorate, nel senso che la prostituta è stata la migliore amica del signore. Però c'è, cioè, fare quello che rubare, scappare, questo no. E adesso l'ho capito. Non lo fai più. Sì. Però capisci bene. Mi vergogno anche a dirlo. Capisci bene che da rubare a prostituirsi è comunque qualcosa che... Ma è meglio...
E se ci fosse la possibilità di cambiare completamente vita? Sì, no, figurati. Anche senza prostituirsi? Sì, me ne vorrei andare via subito, anche adesso. E che adesso per il fatto del virus, purtroppo, non si può tanto. Ci sono certe zone di certi paesi di mondo che sono chiusi, purtroppo. Basterebbe e non si può, anche in Grecia, mi sa che non c'è ancora, e l'Albania pure, ci sono delle zone... Basterebbe anche rimanere qui, magari comunque cambiare vita. Ma io me ne vorrei andare proprio via dall'Italia, lo consono. Te ne vuoi proprio andare via? Sì. Però essere italiana è una cosa che comunque sono lieta di esserlo. Dici? Sì, quello sì. La gente che rapporto ha con te? Cioè ti senti osservata, minacciata. Minacciata? Sì. Te lo dicono anche quando cammini per strada? Perché sono sensibile comunque, essendo che non ho una famiglia vicino. Sei sola? Sì. Ma c'è qualcuno con cui hai legato particolarmente? No, nessuno. Nessuno, Antonio, nessuno. Non hai legato con nessuno? No, assolutamente. Stanotte dove vai? Perché faccio sta vita? No, vabbè, mi tengono a dormire, fanno il giusto, però poi se ne vanno tutti. Cioè, poi mi lasciano tutti. Nessuno resta con me più di tanto, nelle 24 ore, capisci? Il problema è sempre degli altri. Posso dire una cosa? Devi che dire. Però gli uomini, per me, sono tutti una schifezza. Tu mi hai capito, Antonio. Su questo, diciamo così. Perché magari vedendomi così ne vogliono solo approfittare. Però io non cado a nessun peccato, non cado a niente. Quindi tu pensi che la gente voglia approfittare di te, gli uomini? Perché sto in mezzo alla strada. In pratica sì. E voglio dirlo, appunto, perché certa gente pensa che io sono una facile, invece non è così. E quindi ci prova in continuazione. È così. E io l'ho detto, perché in effetti alla fine non sono quella che la gente pensa. Perché hai deciso alla fine, dopo un inseguimento, dopo i problemi che abbiamo avuto inizialmente, hai deciso di farti riprendere dalla telecamera? No, perché all'improvviso siete arrivati all'improvviso, perché devo dire quello che è giusto, quello che penso, che voglio cambiare vita, basta. Ma ti sei rivolta anche ai servizi sociali? I servizi sociali? Sì, se voglio ci sono, mi prendono, li conosco, non c'è problema. Da quanto tempo non vedi un assistente sociale? Un annetto. Che se tu hai bisogno. Mi ha fatto tanto piacere, Antonio. Io non approfitto. No, mi ha fatto tanto piacere, Antonio. Anche a me. Cambierò vita, la faccia di tutti comunque. Diciamolo, quindi sì. In ogni caso, se dovesse Laura cadere in tentazione un'altra volta. E sono magari un po' nervosetta, non mi date fastidio. Non. Che mi picchiano alcuni. Ancora adesso, non 20 anni fa, sì. Ancora adesso. Perché man mano che parliamo, rispondo. E siccome Laura risponde a tutti, anche a quelli a cui non dovrebbe rispondere, qualche volta. Il cervellino. Sappiamo che ti sei fatta anche male in alcune circostanze, hanno portato al pronto soccorso. Sì, e questo è vero. Sappiate che bisogna avere un po' di pazienza, anche perché Laura sta capendo da un punto di vista, sì. Ma dall'altro va molto aiutata. Quindi l'appello che rivolgiamo alle istituzioni è quello di in qualche maniera interessarsi alla vicenda di Laura, anche perché Laura, quando è nervosetta, è pericolosa non solo per se stessa, ma anche per gli altri. Non si sa cosa potrebbe succedere, è una mina vagante, è vero Laura? Sì. Una mina vaga, potrebbe esplodere da un momento all'altro, quindi... Vabbè. Io penso a questa storia e così. Penso alla storia di tutte le persone che seguiamo che sono sole, che hanno bisogno di essere aiutate e per le quali ci sentiamo dire tutti. Ci sentiamo dire la stessa storia di sempre. E non sai quello che sai cosa fare. Ci dicono? Ce lo abbiamo in carico. Allora mi chiedo cosa significa avere in carico una persona, consentirgli di andare in giro per strada a creare problemi, sì. O ad averne. Soprattutto perché non si può fare niente, Tino, non si può fare niente. Laura è così, Laura bisogna, è così, non si può fare niente. Vabbè, qual è il tuo sogno? Cosa sogni? Hai un desiderio? Di cambiare vita, di avere una persona sempre accanto, che mi coccoli. Come tutte le donne della terra. Sì, che non ho ancora avuto. Che però ancora speri di avere. Sì. Il principe azzurro. Sì, infatti. Il principe azzurro, anziché i tanti papponi che provano ad approfittare di Laura, anche perché alla prossima, ricordarci, stiamo noi e magari vediamo,
facciamo passare questi 5 minuti a questi signori. Qualcuno lo conoscevi di quelli che viene allo stadio da te? Lo conosci? Vabbè, loro non hanno la targa, è chiaro. Cioè, nel senso che non è che dicono... No, dico, magari lo avevi visto per Bari. No, o ti sì, hanno e chi è ti che ti dice? Io sono... Chi è ti hanno che confidato, dice? Che ne so, ti hanno confidato che era un professionista, no, un chi avvocato, è che te lo dice? No, quelle cose nessuno parla. È chiaro, è chiaro, Antonio. Resta così e amen. Su certe cose c'è la privacy. Tu quando vai a una persona, a una donna, tu non è che vai a dire se no, magari ma tu magari c'hai tua moglie parlato, poi che fai, tua moglie ti lascia per una povera lei. Quanti avevano la fede al dito? Ne manco uno. Neanche uno aveva la fede al dito. Meno e male. Magari ce li avevano nelle mutande perché se la tolgono prima. È chiaro, è classico. È classico, è classico anche questo paradosso. Tino, io mi sento in un mondo, in una galassia sconosciuta. Vai, buona dove serata. Te ne vai adesso, mia cara? Mi ha fatto tanto piacere. Tutto mio il piacere. Buona dove serata. Te ne vai ora in giro? Solo per questa gente che ho fatto qualche disastro. Chiediamo scusa. Bravissima Laura. Buona serata a tutti. È tutto, ricordatevi, salve. Tutto molto diverso da quello che può sembrare. A volte bisogna anche conoscere le persone prima di giudicarle. Dall'età di 18 anni che me ne sono andata. Bari sta piena per queste cose. Mi hanno visto là. Mo vado da quel vecchio. La doccia. Però di fatto poi loro chiedono. Sì, ma non mi metto con gli sclerotici, quelli sono vecchi, anziani, se mi mettono incinta, appunto. Lo fai? No, dico appunto, no, ma non con certe persone, non con gli anziani, no. Che non hanno memoria. Lo scegli e tu. Se ti mettono incinta quei vecchi là che non capiscono, poi che fai? Voglio dire, vabbè, dico, però, una bella ragazza come me. Lo scegli tu, però lo fai in cambio di sì, vestiti, ma non faccio, di ma non faccio, ma non faccio neanche, no, ma non con quegli anziani, anche nello stadio, ma non faccio neanche troppo sesso. Se così, per avere la piacere. Non occorre fare sesso. Le malattie, capisci? Li vedo io che io in dialetto, sai come facciamo noi a Bari, ma ci sta a fare col telefono, che stia a riprendere, poi prendono e se ne vanno, si girano e se ne vanno. Che poi questi telefoni. Era meglio quando c'erano i telefoni, quelli grandi, no, quei piccolini. Quello come il tuo, che non fare. Bravo, quello piccolo. Eppure quelli, se vuoi, possono fare anche dei lavori. Però quei grandi sono una rovina. Ma tu hai paura di qualcuno, di qualcosa in particolare? No. Cioè non hai paura che ne so, di qualcuno ti possa... No. Poi adesso che ho parlato con te, figurati Antonio. Sto in buone mani. Abbiamo detto i papponi. Quindi comunque è una cosa che... È vera. Fai per recuperarti qualcosa da mangiare. Però i papponi ci sono, però sono io che li etto. Cioè, ma per dirti, se tuo padre ti dicesse ti do ogni giorno pranzo e cena, non avresti bisogno di andare a prostituirti? No, non ci scessi più, non andrei più a nessuna parte. Ma scusa, tuo padre oggi ti ha portato da mangiare, ok? Domani chi te lo porta da mangiare? No, viene. Appunto, dico. Poi qualche altra persona che mi paga anche un ristorante. Ti ho detto, sto cercando di non fare più le cose di un tempo. Sedermi, di scapparmene. Ma perché non puoi vivere con tuo padre? No, è lui che non mi vuole. Ma perché tu, in qualche maniera... No, è da piccola, ci sono delle... Perché sono stata sempre una persona un po' schizzata. Magari forse vi avete che pure lui... Ha paura, timore, non mi vuole neanche. Adesso era mio padre che mi sta chiamando. Forse vuole capire se abbiamo finito l'intervista. Certo, e niente, forse appunto lui va a vedere che pensa che io sono sempre la ribelle di un tempo, perché sono stata. Ho avuto sempre questi problemini così, che schizzo. Secondo me comunque se lui mi teneva in casa forse era la miglior cosa. Non andavo per neanche, un periodo sei stato. Non in andavo casa neanche con lui. A fare queste cose qua. Ma per un periodo sei stato in casa con lui? No, diciamo di no. Un giorno. Sì, poi abbiamo litigato, però non un anno, un mese, cioè di gran lunga mai. È da piccola. Forse ti ho detto loro, come anche mia madre, pensano che ma tu vorresti? Questi schizzi hanno paura. Ma tu vorresti? Certo, di più con mio padre. Però. L'intenzione di farti aiutare ce l'hai. Sì. Magari pure che mio padre non mi dia i soldi, ma pure che mi tenga a dormire. Così mi levo un po' dalla strada. E poi tu mi pulisci la casa. No, io cerco ma di essere... Ma che cosa l'hai rubato in casa? No. E che cosa devo rubare? Mio padre. Ma no, vabbè, che poi le cose sono... Poi non è cose... successo in passato. No, che poi un esagera a parlare di soldi. Ma no. Quando? No, quello mai. Ma forse quando ero bambina. Ma adesso grande. Mo' e mio padre non mi può prendere uno schiaffo e mollarmelo. È vero.
Vabbè, sì, intanto... sono stata sempre la pecoraria della famiglia. Tutto qua, finito. Intanto in bocca al lupo. Sì, grazie. Qualunque cosa chiama. Va bene, grazie. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao, ciao, grazie a te. Io chiedo ancora scusa. Allora, chiedo ancora scusa per quello che ho fatto alla città di Bari. Con i miei schizzi. E speriamo che adesso... Antonio, qualcuno possa dare una mano a Laura. Sempre con i miei schizzi. Perché tu vuoi essere aiutato. Sì, certo.